Ciao a tutti e benvenuti ad un altro appuntamento delle mie storie con il mio libro delle storie. E guardiamo un'altra delle meravigliose storie. Amici per la pelle, bello, che bella storia. E pensa che è una storia che ho fatto sempre con la mia migliore amica, perché lei è la mia amica per la pelle. E ovviamente è da 10 a 13. Amici per la pelle, una storia romantica. Quando sono andato a scuola ho incontrato la Giorgia. Quando sono andata a scuola ho incontrato Nicola. Gli ho dedicato una canzone scritta da me e pensai, ho trovato un'amica per la pelle. Nicola è il mio migliore amico, si sapeva già, e soprattutto per la pelle. E io gli ho regalato le caramelle buonissime. E la Giorgia la inventerò altre infinite volte a casa mia. Quando la Sara è andata a lavorare, il babbo di Nicolas mi ha portato al compleanno di Flavio. Sono il mio compagno di classe, Flavio. Invece la Sara è sua mamma. A me ha fatto molto piacere. Super Giorgia! Quando ero a Gardaland, mi ha mandato un messaggio vocale. E Nico ha detto, sono stato molto gentile. Ciao Giorgia! Si sta divertendo a Gardaland? E io gli ho risposto. Indovinate cosa mi ha risposto la mia amica? Sì! E Nico sta saltellando come una molla. In quel momento stavo saltellando. Quando stavo scrivendo quella storia. Mi ricordo quel giorno a scuola. Era un momento di ricreazione. Avevamo tanto tempo, ma che dico? No, alla fine ce l'avevamo. Quindi, amici per la pelle.